Durissimi combattimenti in Siria, soprattutto nella provincia di Aleppo. Questo tre giorni dopo che le forze dell'esercito siriano del regime di Bashar al-Assad hanno lanciato un attacco con gas cloro in un quartiere della città, che ha determinato sintomi di asfissia su almeno 60 persone. Questo mentre è arrivata la conferma della morte di Jabhat Fateh al-Sham, ex comandante della branca siriana di Al-Qaeda, nota come Al-Nusra, che sarebbe stato ucciso durante un'operazione aerea giovedì scorso. Dal punto di vista diplomatico, il segretario di Stato americano John Kerry ha incontrato a Ginevra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, nel tentativo di giungere a una tregua in Siria, migliorare la diffusione di aiuti e riprendere i colloqui di pace. Questo dopo che il Dipartimento di Stato a Washington, in un primo momento, si era detto invece non in grado di confermare né che l'incontro ci sarebbe stato e nemmeno che fosse considerato utile tenerlo. I don't want to spoil the atmosphere for the negotiations. Thank you, everybody. Thank you very much.